Gentili amici di Eventus, oggi andremo a Perugia, al complesso monumentale di San Pietro. Sarà una puntata ricca di arte e di storia. Infatti avremo l'occasione di vedere una raccolta di dipinti di Giovan Battista Salvi, detto il Sasso Ferrato, e non solo. Ci accompagnerà in questo viaggio culturale la professoressa Cristina Galassi, che è curatrice insieme a Vittorio Sgarbi della mostra dal titolo Sasso Ferrato, dal Louvre a San Pietro. Restate con noi. Perché una mostra di Giovan Battista Salvi, detto il Sasso Ferrato, nel complesso monumentale di San Pietro a Perugia? Perché questo luogo straordinario custodisce 16 opere dell'importante artista marchigiano e quindi è stata un'occasione eccezionale questa per ripresentarle al pubblico. Queste opere normalmente non sono visibili insieme, ma sono divise in parte nella Basilica, in parte nella Galleria Tesori d'Arte, in parte nella Casa Monastica. Quindi è stato deciso di far rientrare dal Louvre un dipinto che si trovava nel complesso e che fu portato via nel 1812 da Dominique Vivant Denon, allora direttore del Museo del Louvre, e che quindi si riunisce a questa collezione di 16 opere per un totale di 17. Ma con questa mostra la Fondazione per l'Istruzione Agraria ha voluto anche riportare attenzione della città, ma anche dell'intera regione e dell'intero paese, su un complesso straordinario che custodisce 1184 opere. Quindi uno degli artisti soltanto che popolano questo importante luogo, quindi una riscoperta che passa per Sassoferrato, ma che in futuro potrà, diciamo, rivalorizzare altre figure di artisti e di pittori che qui hanno lavorato. Sassoferrato era nato nelle Marche nel 1609, morirà a Roma nel 1685, quindi l'Umbria era una terra di passaggio abituale nel suo viaggio verso la Roma. Probabilmente ci fu un abate, anzi due abati, che lo chiamarono e lo fecero lavorare qui, commissionandogli moltissime opere. Nella prima sezione della mostra nella quale ci troviamo avete l'opportunità di vedere uno straordinario confronto. Sassoferrato che guarda ai modelli rinascimentali, in particolar modo di Perugino. Il dipinto che vedete all'apertura della mostra, la straordinaria Pietà, che si trova normalmente nella Basilica di San Pietro, è uno straordinario capolavoro tardo dell'attività di Pietro Perugino. Il maestro eseguì quest'opera non per il complesso di San Pietro, ma pensate, per la chiesa di Sant'Agostino. Quest'opera fu poi portata in Francia nella prima Requisizione, recuperata da Antonio Canova, che andò dopo la caduta di Napoleone a riprendersela, e quando venne riportata qui, i monaci la riacquistarono pensando in parte che provenisse dal loro complesso, in parte perché volevano proprio compensare con questo acquisto, con questa acquisizione, la perdita dell'Immacolata Concezione portata via nel 1812 da Dominique Vivant Denon. Quindi un legame molto stretto che c'è fra questo dipinto di Perugino e proprio l'Immacolata Concezione del Salvi. Ecco, in questa parte della mostra voi vedrete soprattutto il confronto con le opere di Pietro Perugino, in particolar modo con la predella, ciò che rimane della predella, del polittico di San Pietro, di Pietro Perugino, che venne realizzato tra 1495 e 1500. Le straordinarie figure del San Mauro, che vedete dietro di me, sono l'una del Perugino, l'altra del Sassoferrato. Notate come Sassoferrato abbia tratto ispirazione dal dipinto di Perugino, ma lo abbia anche modificato. Innanzitutto è diverso il formato dell'opera. Il dipinto di Sassoferrato è grande, quasi il doppio di quello di Perugino. È diversa la tecnica, non pittura su tavola, ma pittura su tela. Sassoferrato ha eliminato quella spalliera rinascimentale che si trova dietro la figura e ha fatto della figura del San Mauro una figura che galleggia su un fondale scuro, facendone un quadro da devozione. Infatti, questi quadri nei documenti antichi del 1649 sono ricordati come destinati alle camere dell'abate. Di fronte a voi avete poi la sequenza intera della predella
del politico di Perugino, un politico che fu purtroppo portato via dagli emissari napoleonici, da Jacques Pierrotinet nel 1797. Vedete queste straordinarie figure del San Costanzo, del Sant'Ercolano, la copia del Sant'Ercolano di un maestro peruginesco, ma anche vedete la figura della Santa Scolastica. È ciò che resta di questa immane pala che, ripeto, fu portata via nel 1797, ma che è stata l'oggetto, lo spunto della pittura di Sassoferrato. Una pittura che guarda questi modelli, ma li reinterpreta con una sensibilità assolutamente seicentesca. Ci troviamo nella seconda sezione della mostra dedicata a Sassoferrato. Ecco, dietro di me voi vedete due altri confronti tra la Santa Scolastica di Pietro Perugino e l'analoga figura dipinta dal Salvi. Purtroppo il dipinto di Perugino è molto danneggiato. Pensate, fu rubato nel 1916 e restituito nel 1994, e in quell'occasione purtroppo si danneggiò moltissimo. Dal dipinto di Sassoferrato potete vedere anche come era completato l'originale di Perugino, e anche qui vedete ancora una volta Sassoferrato che si ispira a quel modello rinascimentale, ma che ne fa un quadro di dimensioni grandi, destinate appunto alla devozione. Anche altre due figure presenti in mostra, la Santa Giustina, che potete vedere sulla parete di fronte, o il San Placido, erano ispirati a dei modelli di Perugino. Ma pensate, questi due dipinti, e questa è la storia delle opere, che spesso è complessa, difficile, tortuosa, che pur facevano parte della predella del politico di Perugino, sono stati portati via in Francia, recuperati da Canova, ma poi si sono fermati alla Pinacoteca Vaticana. Quindi qui vedete soltanto gli originali di Sassoferrato, mentre i modelli di Perugino purtroppo li dovete andare a vedere direttamente alla Pinacoteca Vaticana. Il dipinto dietro di me è la figura della Santa Apollonia, che è conservata nella Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, uno straordinario prestito che consente di mettere a confronto con questa figura di Timoteo Viti, un pittore che lavorò con Raffaello, un'opera che è databile al 1513, due straordinari capolavori del Salvi. A destra la figura della Santa Apollonia, che proviene dalla Basilica della Misericordia di Macerata, a sinistra la bellissima figura di Santa Apollonia, che è invece di proprietà del complesso monastico di San Pietro. Vedete, Santa Apollonia è caratterizzata dalla palma del martirio, ma anche dalla tenaglia con il dente strappato, perché questa santa fu martirizzata con proprio strappandogli tutti i denti. Vedete che nel dipinto straordinario della Fondazione per l'Istruzione Agraria, il modello rinascimentale, soprattutto nella capigliatura, in quella bellissima acconciatura, è mantenuto fedelmente rispetto all'originale di Timoteo Viti, no? E quindi vedete che quella figura straordinaria, quel verde, quell'azzurro, concentratevi anche sui dettagli veramente di grande bellezza, di grande qualità formale. Invece nel dipinto che vi proviene dalla Basilica della Macerata, di Macerata, della Misericordia, Sassoferrato ha fatto una immagine purista, astratta, sembra quasi un quadro dell'Ottocento. Il modello rinascimentale viene guardato, però viene in qualche modo sintetizzato in una forma diversa. Nella terza sezione un altro confronto imperdibile. Il dipinto che vedete dietro di me è una bellissima Maddalena penitente, dataci in prestito dai Musei Capitolini di Roma. Vedete che la figura della Maddalena è una penitente ma molto sensuale, ha questi capelli sciolti biondi sulle spalle, la lacrima sugli occhi. Vorrei che guardaste proprio con attenzione questo dettaglio, simbolo del suo pentimento. Vive nel deserto, dove ovviamente sta scontando la sua vita di peccati, è coperta di una stuoia, giace su un giaciglio di paglia, e di fronte a lei ha tutti i simboli della preghiera, il crocifisso e anche il teschio Memento Mori. Notate anche l'ambientazione del dipinto in notturna. Quest'opera di Domenico Tintoretto, che è firmata in basso, Opus Dominici Tintoretti, fu
da spunto per un altro dipinto di Sassoferrato, una Maddalena che si trova conservata nel complesso di San Pietro. Ecco, invece nella parete alla mia destra vedrete l'interpretazione che ne dà Sassoferrato, molto più scarna ma sicuramente ispirata al dipinto di Tintoretto. Poi Sassoferrato però porta una variante, il crocifisso non è più di fronte alla figura ma è tenuto in mano. Vedrete poi un'altra copia da Sassoferrato che ci fa vedere come Sassoferrato sia di qualità eccelsa e da ultima una copia di proprietà dell'Università di Perugia nella quale il modello di Tintoretto viene interpretato in un'ambientazione diurna, non più notturna. Vedete la Maddalena non ha più la stuoia con la quale era normalmente ricoperta ma un sontuoso drappo rosso. Ci sono degli elementi nuovi quali per esempio la clessidra, anche questo un memento mori, un simbolo del tempo che scorre, ma comunque è evidente che anche questo dipinto si rapporta al modello di Tintoretto. Ci troviamo nella quarta sezione della mostra. Io sono in mezzo a due sante veramente molto belle, la Santa Barbara e la Santa Agnese. Vorrei farvi notare in particolar modo quell'azzurro lapislazzuli, è un colore che Sassoferrato ama moltissimo insieme al rosso geranio, come potrete vedere. Ecco, alla mia destra c'è la Santa Barbara con l'attributo del suo martirio, la torre, mentre alla mia sinistra trovate la Santa Agnese con l'attributo parlante dell'agnello, vedete, con quel bellissimo azzurro lapislazzuli, quel bianco, un'altra notazione di Federico Zeri, diceva: il bianco in Sassoferrato non è mai bianco, c'è sempre una punta di ocra, di giallo che caratterizza le sue opere. Invece nella parete di fronte uno straordinario ritratto, la figura di San Benedetto, che sembra quasi essere un ritratto, è stato ipotizzato che possa essere veramente il ritratto di uno degli abati, forse quell'abate Leone Pavoni o più probabilmente l'abate Vespignani, che erano stati gli abati del complesso. Se voi osservate il San Benedetto con grande attenzione potete notare quella barba dipinta pelo per pelo, addirittura dietro le tempie voi notate che la pettinatura è proprio fatta al rasoio, come oggi, come nella modernità. E anche potete notare quei bottoncini neri della sua veste monastica, difficilissimo dipingere su colore, no? Quindi riuscire a dare con il nero la profondità dell'opera è veramente incredibile. Abbiamo voluto accostare a quella figura straordinaria di San Benedetto una copia ottocentesca di Mariano Guardabassi, questo per far vedere come le immagini continuino ad avere una loro vitalità. In questa sezione però voi potete vedere anche degli importanti documenti. L'archivio di San Pietro è un archivio preziosissimo che conserva documenti sulla storia millenaria di questo complesso. Pensate che la Basilica fu fondata nel 960 circa. Ecco, da delle ricerche effettuate nell'archivio di San Pietro sono venute fuori delle novità straordinarie riguardo a Sassoferrato. Innanzitutto questo associare il suo nome al toponimico Giovan Battista Salvi da Sassoferrato, che normalmente si pensava fosse una scoperta nota dalla fine del Settecento, qui invece è nota da un documento del 1636, anno nel quale l'abate Leone Pavoni fa realizzare da Sassoferrato una copia della Madonna del Giglio, vedremo anche qual è, per il cardinal Francesco Barberini, uno dei cardinali più potenti della storia della Chiesa. Ma in questa sezione trovate anche un documento molto importante, il libricino di ricordi dell'abate Leone Pavoni, un libricino molto piccolo. Questo abate fu importantissimo per il complesso, era un bibliofilo, era un collezionista, che fu colui che chiamò Sassoferrato, possedeva molte sue opere, ma allo stesso tempo possedeva anche opere di un artista di cultura caravaggesca. Quindi che cosa vuol dire? Era un committente sicuramente molto attento sia alla pittura naturalista, caravaggesca, quindi di taglio, di spirito completamente diversa a quella classicista del Salvi, che a quella invece più classicista, più idealizzata di Giovan Battista Salvi. Ed eccoci nella quinta sezione, dove potete vedere a confronto quello che abbiamo appreso dal taccuino dell'abate Leone Pavoni.
Se io dicessi qui c'è un intruso, voi probabilmente subito potreste coglierlo nel dipinto alla mia destra, la bellissima Santa Francesca romana con l'angelo, attribuita a Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino. Un dipinto, vedete, che subito chiarisce la sua natura di dipinto di Côté, non idealizzato, ma un dipinto di matrice caravaggesco. Pensate che quest'opera veniva attribuita a Caravaggio fino al 1943, quando il grande Roberto Longhi la studiò, la riattribuì a questo pittore detto lo Spadarino, perché il padre era un fabbricante di spade, e la portò anche in mostra alla grande mostra che si tenne a Milano nel 1951, dedicata a Caravaggio e ai suoi seguaci. Ma perché quest'opera è messa a confronto con un'opera tanto diversa come la Madonna del Giglio che vedete alla mia sinistra? Perché entrambe facevano parte della collezione dell'abate Leone Pavoni, quell'abate che probabilmente chiamò qui a lavorare presso il complesso di San Pietro Sassoferrato, che nel 1636 gli fa realizzare una copia della Madonna del Giglio per il cardinale Francesco Barberini e che poi realizzerà varie immagini della Madonna del Giglio per i monasteri per i quali lui sarà abate. Invece la Madonna del Giglio ancora una volta ci fa vedere Sassoferrato alle prese con i modelli rinascimentali. Qual è il modello che ha ispirato quest'opera? Una Madonna del Giglio di Giovanni di Pietro detto lo Spagna, un dipinto che si trovava prima in una cappellina viaria in località Valiano, proprio fuori del complesso di San Pietro, e che nel 1643 Papa Urbano Barberini, uno dei papi più potenti della cristianità, fa smurare da quella cappella e rimurare in chiesa. È uno stacco a massello, che vuol dire viene staccato tutto il muro con l'affresco. Quell'immagine rinascimentale è stata lo spunto per le copie di Sassoferrato. Ecco che, ripeto, sono realizzate per l'abate Leone Pavoni. La prima è quella per il complesso di San Pietro, realizzata attorno al 1636, molto probabilmente analoga a quella per il cardinal Barberini, che ora è perduta. Quella che vedete dopo è quella di Reggio Emilia, un'opera che è stato difficilissimo anche portare in mostra, perché è stata smontata da una cornice molto grande, l'opera inserita anche con un altro dipinto, e quindi portarla non è stato facile. La terza poi invece la Madonna del Giglio per Modena del 1640, ed infine anche qui, per far vedere la continuità del valore delle immagini, una piccola copia ottocentesca ispirata a queste tre. Qui potete vedere proprio uno dei dipinti più celebri di Raffaello, copiato da Sassoferrato, la famosa deposizione Baglioni, che fu realizzata da Raffaello per la chiesa di San Francesco al Prato a Perugia. Purtroppo quel dipinto, di quel dipinto si invaghì Scipione Borghese, il cardinale nipote di Papa Paolo V, e quell'opera fu proprio rubata, portata via da Perugia, e oggi si trova alla Galleria Borghese. Che cosa successe? Che i perugini insorsero, quindi per compensare la perdita di questo quadro, Scipione Borghese mandò il dipinto che si trova alla mia sinistra, una copia sicuramente di bellissima qualità, realizzata dal Cavalier d'Arpino e che venne rimontata nel 1609 nella chiesa di San Francesco al Prato, dentro la cornice originaria, dove ancora si trovavano le tre scenette di Predella con le tre virtù teologali, dipinti che poi, pensate, furono portati via da Napoleone, in realtà da Jacques Pierrotinet nel 1797, che poi vennero recuperati da Canova, ma che ora si trovano alla Pinacoteca Vaticana, purtroppo. Ecco, in questa sezione della mostra voi potrete vedere che cosa? Il dipinto di Sassoferrato, che si ispira al modello di Raffaello, il dipinto del Cavalier d'Arpino, che fu mandato per compensare quello di Raffaello, e da ultimo un prototipo, diciamo, post-raffaellesco di Orazio Alfani, che proviene dall'oratorio di San Bernardino, anche se è di proprietà della Galleria Nazionale dell'Umbria, come l'opera del Cavalier d'Arpino, e che ci fanno vedere veramente, questa è una straordinaria mostra nella mostra, se volete, no? Ovviamente era impossibile ottenere il prestito
prestito della riposizione Baglioni di Raffaello, che si trova alla Galleria Borghese. Quella è un'opera non prestabile, anche in non buone condizioni conservative, ma questa sequenza ci fa vedere quanto quel prototipo fece scuola e fu importante. Ecco, nel dipinto di Sassoferrato, che è più piccolo, di formato più piccolo, c'è una straordinaria anche data che, guardate con attenzione la veste del Nicodemo, è riemersa dopo un restauro la data 1639. Vi voglio far notare anche il bellissimo paesaggio. Le fonti documentarie, in particolar modo Luigi Lanzi, che scrive una biografia del Salvi alla fine del Settecento, dentro la storia pittorica della Italia, ci dice che era anche un paesista, che di lui si conoscevano anche paesaggi. Ci troviamo nella sesta ed ultima sezione della mostra. In questa sezione non potevamo non dar conto delle opere che hanno reso più celebre Sassoferrato. Il pittore delle belle Madonne, come lo definì il padre Galassi nella più antica descrizione di San Pietro, ma come lo hanno definito molti anche critici. Dietro di me ne vedete alcune tra le più belle in assoluto che si conoscano. Là alla mia destra, la Madonna orante con gli occhi rivolti verso il cielo, che è di proprietà della Pinacoteca Comunale di Cesena, e alla mia sinistra, stupenda, la Madonna di proprietà di Vittorio Sgarbi, che ha con me curato la mostra, un dipinto di eccezionale bellezza in cui Sassoferrato dipinge anche addirittura le sopracciglia di questa Vergine, che è così illuminata dalla luce, che è la luce anche ovviamente divina. Ma Sassoferrato ha realizzato anche immagini di Madonne di carattere diverso. Nella parete di fronte potete vedere una bellissima Madonna di proprietà della Galleria Nazionale dell'Umbria, che invece guarda con gli occhi in basso, un'opera che per la prima volta gli viene qui attribuita, che proviene dalla Pinacoteca Comunale di Todi, e da ultimo una Madonna dolcissima col bambino, straordinario prestito che abbiamo ottenuto dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Ecco, questa sezione rende sicuramente giustizia di questo appellativo che l'ha reso così, così celebre. Vedete, in questo caso Sassoferrato si cimenta con una tematica cara al Cotè Caravaggesco. Il soggetto della Giuditta con la testa di Oloferne fu più volte dipinto da artisti caravaggeschi. Pensate ai dipinti di Artemisia Gentileschi, ma guardate con quanta differenza lui affronta il soggetto. Non c'è violenza, non c'è sangue, lui raggela quell'immagine di violenza in una figura di assoluta perfezione. Bellissima questa eroina biblica che appunto si fa bella, no, per andare nel campo di Nabucodonosor. Vedete anche qui lo straordinario paesaggio, ricordate questo che dicevano le fonti, che Salvi fosse un paesaggista. Guardate il dettaglio dei gioielli, l'anello, la collana, gli orecchini, la stessa cintura, i sandali, veramente una figura perfetta nella sua idealizzazione. Ma alla mia sinistra potrete vedere anche un altro straordinario capolavoro del Salvi, l'Annunciazione, che si trova sempre nella Basilica di San Pietro, normalmente visitabile lì, ma dove non è molto ben visibile in quanto l'illuminazione di una chiesa non consente, ovviamente, come in un museo, come in una mostra, un focus sull'opera. Vedete, anche in questo caso Sassoferrato si cimenta con un prototipo di Raffaello, il modello è la predella della Palaoddi, ma la imita soltanto nelle figure della Vergine e dell'Angelo, perché poi elimina totalmente il porticato nella quale la scena è ambientata e inserisce le due figure della Vergine e dell'Angelo dentro un bellissimo ambiente, probabilmente umbro marchigiano, vedete, in pietra serena, anche lì uno sfondo di paesaggio. Notate anche quei dettagli dei gioielli della veste dell'Angelo, il cangiante della sua veste, oppure quella cesta di cucito, no? Con il filo, con le forbici della Vergine, che vuole un po' umanizzare un soggetto sacro. La Vergine è sorpresa in un'occupazione domestica dall'angelo che le annuncia che sarà la madre di Dio. Ecco, Sassoferrato poteva anche essere un grande, forse, pittore di nature morte, come ha ipotizzato Zeri, perché in molti suoi dipinti troviamo anche dei dettagli straordinari di nature morte, il cesto di cucito, ma in altri casi i vasi di fiori che ci fanno vedere questa straordinaria capacità.
Ecco, di fronte a me un altro straordinario prestito della mostra, un'opera che ci è stata data dalla Fondazione Cavallini Sgarbi, quindi è sempre un'opera di proprietà di Vittorio Sgarbi, una Santa Caterina con il Gesù bambino davanti, anche qui guardate la perfezione formale di quel cuscino, di quel giglio, ma anche della Santa, che è una replica di una figura che compare nella Pala di Santa Sabina a Roma nel 1643 e che Vittorio Sgarbi ha riacquistato nel 2011, quando il museo di Cleveland ha venduto quest'opera, perché i musei americani hanno una facilità ovviamente diversa dalla nostra a alienare anche parte del loro patrimonio. Chiude l'ultima sezione della mostra il capolavoro attorno al quale si è voluta proprio costruire l'intera iniziativa, il dipinto con l'Immacolata Concezione che proveniva dal complesso di San Pietro, che fu portato via, come dicevamo, nel 1812 da Dominique Vivant Denon, un dipinto che è per la prima volta che ritorna in Italia dopo 200 anni, che si riunisce al resto delle opere di Sassoferrato conservate nel complesso di San Pietro. Un dipinto eccelso, di qualità eccelsa. Notate l'accostamento di quel rosso geranio, di quel blu lapislazzuli, che sono due colori che Sassoferrato amava molto. Notate anche l'idealizzazione di quel volto della Madonna, che è ispirato a un prototipo di Guido Reni. In questo caso abbiamo due opere di Guido Reni che fungono da modello, in particolar modo l'Assunta, che si trovava nella chiesa di San Filippo Neri e che ora si trova nel Musée des Beaux-Arts di Lione. Anche questo purtroppo fu portato via in epoca napoleonica, ma anche un altro dipinto di Reni, l'Immacolata Concezione, del Metropolitan Museum di New York. Ma vedete anche in questo caso Sassoferrato rende quasi puriste quelle forme più barocche di Guido Reni e ne fa un quadro di assoluta importanza. Ecco, pensate anche alla difficoltà dell'ottenere questo prestito. Il Louvre non è facile a prestare le sue opere, addirittura, se ricordate, nel 2004, quando venne organizzata la grande mostra su Perugino, fu negato un quadro che serviva a ricomporre in quella eccezionale occasione il Polittico di Sant'Agostino, che venne proprio ricomposto in quella occasione. Ecco, invece il prestito è stato per noi molto importante. Potrete vedere queste e tutte le altre opere presso il complesso monumentale di San Pietro fino al 1 ottobre, anche se c'è la possibilità che la mostra venga addirittura prorogata per gentile concessione del Louvre e degli altri prestatori fino al 1 novembre di questo anno. La mostra è chiusa il lunedì, è aperta tutti i giorni, l'orario lo potete trovare sul sito www.fondazioneagraria.it. Ripeto, una straordinaria occasione per vedere non soltanto le opere di questo artista marchigiano, ma anche dei modelli che lo hanno ispirato. È un percorso unico, molto godibile, con dei bellissimi colori, anche diciamo, una mostra che si vede in tempo, un tempo diciamo, giusto e che consente di riflettere, di portarsi dietro dei bei ricordi. E ringraziamo ancora la professoressa Cristina Galassi per averci accompagnati in questo iter artistico incredibile e soprattutto per averci fatto una lezione, non c'è che dire, di bellezza. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Vi abbiamo presentato la mostra dal titolo Sassoferrato dal Louvre a San Pietro. Un caro saluto da Cristiana Costantini per Eventus, il sacro e il profano. Arrivederci.